scabs to be had out there. I wish I knew your how eyes are like starlight now. To break the spell, I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, mind no, if I move in. Energy World Store. Sistemi energetici evoluti e intelligenti per spendere meno ed essere più efficienti. Vieni a scoprirli a Sassuolo in via Mazzini 242. Buonasera. Lutto in città per la morte del ginecologo Enrico Dalla Vecchia, deceduto il giorno di Santo Stefano all'età di 62 anni a causa di un male incurabile. Viveva a Correggio, dove oggi c'è stato il funerale, ma per anni ha lavorato a Sassuolo. Alla moglie, alle due figlie e a tutti i familiari le condoglianze della nostra redazione. I carabinieri hanno arrestato il ventenne che nei giorni scorsi aveva rubato in una tabaccheria cittadina alcuni gratta e vinci. Il giovane era già stato sottoposto all'obbligo di dimora a Casal Grande per rapina e detenzione di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato portato in carcere. Grande successo anche quest'anno per l'iniziativa Natale in ospedale. Novità di questa settima edizione, l'esibizione di un gruppo di bambine della scuola San Giuseppe. Ascoltiamo le interviste ai due organizzatori, Alberto Bertoli e Matteo Frassineti. Ci ritroviamo. Settimo anno, la crisi del settimo anno non c'è qui. No, 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 poi noi ci vogliamo bene, anche se ancora non conviviamo, ci vogliamo bene, no, è una cosa bella, poi vedo che si aggiunge sempre gente. Adesso quest'anno si è aggiunto Roberto Chiodi, che è un ragazzo che viene da Bazzano e cantava nella Steve Rogers Band, quindi un grandissimo professionista. Vedo che tutti gli anni fanno a gara per venire i professionisti, quindi io sono molto contento, siamo tutti molto contenti e diciamo che lo spettacolo si rinnova sempre. C'è anche l'opportunità di fare beneficenza. Penso che, cioè, voglio dire, questo tipo di evento è venuto fuori per questo. La beneficenza si fa, la solidarietà si fa in questo senso, no? Cioè, praticamente, sia per la gente che sta all'ospedale, che quindi insomma diciamo non può tornare a casa in questo giorno familiare, e quindi noi cantiamo per loro, ma anche per Africa nel Cuore, che ha il suo banchetto con la raccolta fondi e tutti gli anni tiriamo su più di 1500 euro e sembrano pochi, no? E invece quei soldi lì servono per quattro bambini un sostentamento annuo a Rumoruti in Kenya, quindi insomma voglio dire, non è che A noi ci togliamo solo 2 ore del nostro tempo, pochissimo. Matteo, abbiamo visto che vi siete preparati, avete anche messo fuori un piccolo spot di sala di incisione, chiamiamola così. Voi comunque ci mettete il cuore, perché il cuore di coloro che vengono qui faccia quel gesto benefico che vi siete proposti dall'inizio. Esatto, se noi non fossimo diventati una famiglia a tutti gli effetti, perché vabbè, lui ormai come mio fratello, questo evento ci avvicina ancora di più, perché cioè, li voglio ancora più bene dopo che abbiamo fatto questa cosa, però vedo gli altri che partecipano volentieri. Quest'anno abbiamo deciso io e lui, dobbiamo fare le prove, dobbiamo fare un lavoro fatto come si deve, perché tutto sia come deve essere e perché possiamo anche raccogliere più fondi dell'anno scorso, quindi cercare noi di essere più professionali, più preparati e tutto, e riuscire a raccogliere quello che i bambini meritano, perché riusciamo a fare tanto se si vuole. Costa poco anche, tra l'altro, quindi... Avevate anche un'idea di duplicare questa cosa anche in qualche altra struttura? L'abbiamo, ma ancora il dono dell'obliquità non l'abbiamo, e quindi finché non troviamo le persone giuste, delle quali possiamo fidarci, perché il nostro nome ormai è associato ad Africa nel Cuore e vogliamo che tutto sia fatto con i giusti canoni, quindi quando capiterà l'occasione giusta lo faremo anche da qualche altra parte. Ovviamente a noi piacerebbe presenziare, quindi poter essere là in qualche modo, quindi magari sarebbe una data diversa dal Natale, non sarebbe magari Natale in ospedale, magari potrebbe essere Epifania in ospedale, che ne so, una cosa del genere. Quindi facciamo anche questo appello, chiunque fosse interessato, noi siamo più che disponibili, e anche Africa nel Cuore. Passiamo allo sport. Gli atleti dello Sporting Club non si fermano nemmeno durante le festività. Questa settimana i tennisti saranno impegnati in due amichevoli con la Polisportiva Maranello e il CT Albinea, in vista della stagione dei campionati a squadre invernali, che inizierà dopo il 6 gennaio. Grazie per essere stati con noi. Per oggi è tutto, arrivederci a domani. Okay.
cabs to be had out there. I wish I knew your how eyes are like starlight to now. Break the spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, no, mind no, if I move in. Energy World Store. Sistemi energetici evoluti e intelligenti per spendere meno ed essere più efficienti. Vieni a scoprirli a Sassuolo in via Mazzini 242.